Abbiamo cominciato il 13 giugno la trattativa per il rinnovo contrattuale dei dipendenti dei ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici. Il rinnovo del contratto del comparto delle funzioni centrali per il triennio 2022-2024. E subito abbiamo visto che le risorse messe a disposizione dal governo sono assolutamente insufficienti. Facciamo un esempio: una retribuzione di 1.958 euro al mese per un funzionario ha conosciuto nel triennio un'inflazione del 17%, cioè quei 1.958 euro si sono impoveriti per un valore di 330 euro circa. Il governo ha messo a disposizione delle risorse pari al 5,78%, un terzo di quello che è stato il maggiore costo della vita, e quindi a fronte di 330 euro circa di impoverimento della retribuzione, l'incremento teorico sarebbe di 113 euro. Noi abbiamo detto che con queste cifre non è possibile dare un contratto dignitoso ai lavoratori e alle lavoratrici del comparto. Per questo abbiamo insistito nel chiedere ulteriori finanziamenti e per questo scendiamo ancora in piazza il 19 di ottobre per ottenere nella prossima legge di bilancio le risorse che servono per migliorare le condizioni di lavoro degli 193.000 addetti di ministeri, agenzie ed enti pubblici e economici. E invece ci dicono che forse daranno un nuovo anticipo, come quello di dicembre dello scorso anno, un anticipo di circa il 48% delle risorse disponibili, che è stato dato tutto quanto in un'unica soluzione nel mese di dicembre, comportando anche un maggiore carico fiscale. E quindi si è impoverita ulteriormente anche una tranche di aumenti che dovevano essere definiti contrattualmente. Se il nuovo anticipo ci sarà nel prossimo mese di dicembre, vorrebbe dire che il governo gestisse unilateralmente tutti i soldi che sono a disposizione di questo contratto e verrebbe definitivamente cancellata la funzione del contratto e della contrattazione. Abbiamo chiesto di rifinanziare l'ordinamento professionale, perché bisogna riconoscere il lavoro che attualmente si fa e rendere la pubblica amministrazione attrattiva soprattutto per le nuove generazioni. Entrare in un'amministrazione nelle quali non ci sono percorsi di carriera trasparenti, non c'è la certezza di venire riconosciuti per il proprio lavoro, sono amministrazioni che praticamente non riconoscono il valore e il senso di investire il proprio sapere e le proprie conoscenze a disposizione della collettività. Per questo abbiamo chiesto di poter finanziare percorsi di reinquadramento generalizzato per quelli che fino ad ora hanno fatto lavorare lo Stato, hanno fatto andare avanti l'amministrazione, così come chiediamo norme utili a sostenere anche il reddito di quelle persone che sono costrette per prendere servizio a spostarsi da una regione all'altra. Abbiamo chiesto attraverso la contrattazione integrativa di avere possibilità di riconoscere anche per un tempo limitato, per la fase di avviamento nel nuovo lavoro, la possibilità di avere calmierati gli affitti nei luoghi di arrivo. Abbiamo chiesto la possibilità di avere norme che facilitano i percorsi di inserimento. Abbiamo chiesto la possibilità di avere maggiore fruibilità del lavoro a distanza, soprattutto per chi è costretto a spostare la propria dimora abituale anche da centi di centinaia di chilometri. Tutto questo al momento non c'è e anzi viene proposta una norma che prova ad allungare la vita di lavoro delle donne e degli uomini delle nostre amministrazioni dai 67 ai 70 anni ed è stato per questo che, in mancanza di una visione chiara su quello che dovrà essere il futuro nelle amministrazioni, abbiamo chiesto di avere maggiore franchezza da parte dell'ARA, che ci propone delle norme a sostegno degli anziani, che non è ancora chiaro se servono per favorire un processo di integrazione delle nuove generazioni grazie allo scambio di esperienza con gli anziani, oppure se deve servire soltanto a risparmiare sulle assunzioni e magari risparmiare anche sulle pensioni di chi attende da tempo di poter andare finalmente in quiescenza. È per tutti questi motivi che abbiamo continuato a mobilitarci e continuiamo la mobilitazione a partire dalla manifestazione di sabato 19 ottobre a Roma. A quella manifestazione, se non verranno risposte chiare da parte del governo, seguiranno altri momenti di mobilitazione fino allo sciopero generale delle categorie del pubblico impiego. Per questi motivi chiediamo a tutti e a tutte di mobilitarsi al fianco della funzione pubblica CGIL in questa azione che deve puntare a migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutte e di tutti. Nei prossimi giorni, con il prosieguo delle trattative, continueremo a farvi conoscere quali sono gli stati di avanzamento della trattativa. Una trattativa delicata, difficile, tutta in salita, ma che continueremo però a giocare fino in fondo.
oltre la legge di bilancio, se servirà, e anche nei mesi successivi all'approvazione della legge di bilancio. Ed è per questo che continueremo a tenervi informato, anche con la possibilità di spiegare con dei video singoli punti e singoli aspetti del contratto e di quello che noi proponiamo in alternativa.